Si erano diradate le foto social di coppia, è vero, ma pochi si aspettavano la parola fine sulla storia tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Gli ex Temptation Island, dopo aver ritrovato l'amore nella casa del Grande Fratello, a distanza di qualche mese hanno infatti deciso nuovamente di lasciarsi. I fan dei Perletti sono rimasti a bocca aperta. Addirittura qualcuno ha accusato malori, senza contare le ipotesi sui possibili motivi di questa rottura. E mentre si assiste a un esodo dalla pagina Instagram di Perla, proprio lei, la vincitrice del reality di Alfonso Signorini, ha deciso di esporsi. In una lunga storia ha spiegato la necessità di intervenire per mettere a tacere voci inesatte sul suo conto, non si è risparmiata nell'esternare i suoi sentimenti rivolgendosi anche a chi non ha rispettato questo momento così delicato della sua vita. E infine l'annuncio drastico, Perla si espone dopo Mirko, la decisione drastica. Sono davvero rattristata per tutta la cattiveria che sto vedendo in giro. Non pensavo si scatenasse tutto questo odio, scrive la ex di Mirko, avevo chiesto un po' di rispetto, è un periodo particolare e difficile, ma purtroppo non tutti riescono a comprendere, preferiscono giudicare e mi dispiace tanto. Ripeto per l'ennesima volta che questa scelta è stata presa di comune accordo. Non c'entrano terze persone, Perla aggiunge di aver ragionato sempre con la sua testa, e parla di supposizioni assurde, lavorative, familiari, senza conoscere i reali problemi di coppia. La 28enne difende, quindi, sua sorella Loana e coloro che l'hanno attaccata in questi giorni. La cosa che mi fa più male è che addirittura è stata accusata mia sorella, la persona che mi è stata accanto in qualsiasi momento, che non ha mai influenzato le mie scelte, anzi ha lasciato che sbagliassi e crescessi. Non ho bisogno di dirvi che sto male, che sto facendo anche terapia da un mese e mezzo. Tutta questa situazione mi sta creando tanta ansia, vedere anche le persone che mi stanno accanto, stare male per me, non c'è colpevole, chi sta soffrendo di più o chi meno, stiamo male entrambi. Quindi la decisione, ora mi è stato consigliato di andare un po' via, staccare da tutto, anche dai social e così farò. Il messaggio si conclude con un saluto rivolto a chi, invece, le è sempre stato accanto.